Io spero con tutto il mio cuore che questo mio gesto vi dia tanta forza, forza di denunciare, forza di farvi sentire. Lo so che è difficile perché io ci sono passata, quindi lo so, vi sentite sporche, sbagliate, come se magari quelle nel torto siete proprio voi, ma in realtà non è così. Quindi trovate semplicemente la forza di denunciare perché tutti sono dalla vostra parte, c'è gente che è pronta ad ascoltarvi, a difendervi. La differenza magari tra dire sei bella, stai bene con questa maglia e dire mizzica, quella maglia è proprio aderente, si vedono le forme, c'è differenza tra le due cose. Allora, durante l'anno scolastico in generale, nelle sue ore, lui tendeva sempre a fare battutine, quindi battute comunque a scopo sessuale, non battute per ridere, simpatiche, no, battute a scopo sessuale sulla nostra fisicità, oppure sull'abbigliamento comunque che appunto faceva allusioni alle parti intime. Lui a fine anno scolastico appunto, mentre firmavamo il programma, mi chiese una foto del seno in cambio della sufficienza. Io là non ho nemmeno risposto, non ho avuto il coraggio di rispondere, stavo solo realizzando l'accaduto. Poi sono andata in classe, ho raccontato tutto ai miei amici e poi dalla preside mi sono sfogata. Con la dirigente e con il professore in sé c'era anche mio fratello, mia madre, e lui ovviamente negò tutto, mentre avevo dalla mia parte la preside, sembrava essere la mia parte, che diceva che avrebbe denunciato lei, il professore, l'avrebbe licenziato, l'avrebbe tolto dall'istituto. Invece non l'ha né denunciato né licenziato. La prima cosa che si dice di fronte a questi casi purtroppo è: ma sei sicura? Oppure la solita frase: te la sei cercata, ma come può una ragazza cercarsi una cosa del genere che comunque, soprattutto in età minore, quindi in età di formazione sia mentale che fisica, questa cosa ti segna molto. Ricevere comunque una violenza che sia fisica o verbale ti segna molto, credo che ti resta a vita, non se ne va più. Quindi io ho avuto questa paura, però alla fine io sapevo che ero nella parte del giusto, quindi io non stavo mentendo. Io ho davvero subito una violenza verbale, quindi alla fine ho denunciato questa cosa pubblicamente.